Bentornati, bentornati a Il Candidato. Siamo qui dalle 6:30, siamo in diretta dagli studi della televisione web. Sono le 20:59 e 18 secondi, quindi più diretti di così non potete dirmi che non lo siamo. Che cos'è il candidato? Il candidato è un'idea che ci è venuta in redazione. Ogni giorno noi, vi ricordiamo, siamo online tutte le mattine con Good Morning Milano, per raccontarvi la città di Milano e darvi le notizie più utili della città di Milano. Ci è venuto in mente questa idea, perché invece di andare così a vedere i consiglieri comunali o sentire i candidati sindaci raccontare sempre le solite cose, perché poi in campagna elettorale dopo un po', insomma, sono sempre quelli i dischi rotti che vengono un po' promossi e che vengono dati agli elettori. Ma perché invece di andare a cercare tutti i candidati non diciamo ai candidati di venire qui da noi? E tanti, tanti candidati al Consiglio Comunale e ai municipi hanno risposto positivamente al nostro invito e sono qui adesso in studio. Abbiamo in questo momento, esempio, in studio con noi Zacchetti del Partito Democratico. Buonasera ancora, candidato al Municipio 7 e invece Minguzzi, candidato al comune per Fratelli d'Italia. Ma come dicevo, è dentro uno fuori l'altro, ci hanno lasciato i nostri ospiti di poco fa, ma abbiamo dietro le quinte, e lo invito ad entrare, Gian Antonio Bevilacqua della Lega Nord. Buonasera, piacere, prego. E visto che arriva adesso e lei non ha visto, le chiedo di andare. Impostazione dietro al microfono, giustamente, come dicevo, dobbiamo spiegare perché è arrivato in questo istante, quindi ci mancherebbe. A 30 secondi, quella è la sua telecamera. Chi è? Cosa farà e perché votare per lei? Allora, io mi chiamo Gian Antonio Bevilacqua, mi presento solo per il Comune di Milano, per la Lega Nord, sono uno dei quattro segretari di Milano della Lega e perché votare per la Lega? Io parlo della Lega, non parlo dei singoli, non parlo in particolare di me stesso. Perché? Perché Milano è stata devastata in questi ultimi 5 anni, è diventata una città sudamericana dove la sicurezza non esiste più, dove la città è in preda alle scorribande, diciamolo chiaramente, di chi della città non importa nulla, ma interessa soltanto farne profitto. Parlo dei centri sociali, parlo degli immigrati irregolari, poi possiamo approfondire questo argomento sicuramente. Parlo di tutti coloro che non amano questa città. Noi, Lega Nord, amiamo Milano, vogliamo riportare Milano grande, vogliamo riportare Milano una città, non voglio dire europea perché europea vorrebbe dire qualcosa che noi in questo momento non condividiamo, ma una città grande che si pone nello scenario mondiale come una vera metropoli e non una città quasi del terzo mondo come siamo adesso. Grazie mille Bevilacqua, dico quella la sua postazione, come ho detto ai suoi colleghi della Lega prima, mi spiace, il microfono verde non ce l'hanno dato in dotazione, abbiamo quello azzurro, ma vedo che ormai insomma, la coalizione è un po' da quella parte lì. Allora, insomma, stavamo affrontando un tema molto caldo comunque poco fa, che era quello delle moschee, della libertà di culto. La Lega Nord, vabbè, si sa un po' cosa pensa, ma cosa pensa il candidato invece? Ma allora, io riguardo alle moschee, tra l'altro io sono responsabile delle zone 7-8, quindi la zona 8 è proprio una delle zone interessata dal vecchio progetto della giunta Pisapia della costruzione di una moschea. È ovvio, non ne faccio un problema né di libertà di culto né di religione, ne faccio un problema di sicurezza. Quindi ritengo, e la Lega Nord ritiene, che in questo momento particolare, dove ovviamente abbiamo una situazione politica italiana e internazionale particolare, dove tutte le nazioni civili europee si stanno battendo per eliminare la piaga del terrorismo islamico, riteniamo che incentivare sia con le moschee, chiamiamole regolari, sia con le moschee irregolari, quelle che già ci sono spalmate su Ok, tutto il perché insomma territorio l'idea non sia milanese. quella appunto di incentivare mosche irregolari, ma anzi No, di portare ma alla chiusura forse di questi centri però a ecco, favore esatto. invece di centri più
importanti. Io non so se lei, appunto, essendo il responsabile di zona 7-8, io ho avuto la fortuna, l'onore, forse, non so, di vedere il progetto della moschea che c'era, sì, uno dei progetti della zona 8. Un progetto, dire faraonico e dir poco, un progetto di una moschea immensa, una delle più grandi d'Europa, però anche una delle più belle d'Europa, e a detta, ovviamente era l'imam di Segrate che mi raccontava queste cose, quindi uno che insomma dalla sua parte, poi mi diceva, già finanziata quasi con milioni di euro dei sceicchi arabi pronti a farla, e che aveva portato un indotto pazzesco anche ad esempio proprio per la zona 8. Ma cominciamo a capire, finanziata sì, da chi? Cominciamo a entrare nel dettaglio di chi finanzia queste moschee. Da quella cui noi diamo i soldi alla nostra benzina, credo. No, così. Sì, ma esatto. Quindi cominciamo a capire quali paesi finanziano queste opere, mm-hmm, perché ancora non è chiaro. Sarebbe utile approfondire con le comunità islamiche italiane chi finanzia queste opere. È vero, faraonica, io non metto becco sull'architettura, sulla bellezza architettura di una moschea, per l'amor del cielo. Metto invece il dito su quello che comporta mettere una grande moschea in una zona di Milano che comunque è una zona abitata, è una zona densa di popolazione. È vero che in quel punto particolare gli spazi sono ampi, però anche che si pensa sempre solo, ovviamente io la faccio un po' per incalzarla, perché appunto sappiamo cosa pensa la Lega, quindi voglio capire fino in fondo invece una cosa. Sappiamo, diciamo, l'indotto brutto che voi non volete contrastare, no? Ma l'indotto buono non ci può essere, questo che io le chiedo. C'è un mondo che possa nascere intorno a una moschea a Milano, con il numero elevato comunque che abbiamo di persone di fede musulmana, non solo immigrati, perché comunque abbiamo anche un crescente numero di persone di fede musulmana italiane, anche ormai è un numero sempre più elevato. Non può portare invece a dire facciamo magari un quartiere dove ci sia proprio un indotto, e quindi magari delle economie nuove possono nascere, oppure è proprio quello il pericolo che volete scongiurare? Ma ripeto, al di là del problema della sicurezza, dove è stato dimostrato, e comunque le moschee, irregolari che siano, possono portare alla formazione di nuclei, non sto parlando della generalità degli islamici, possono, ovviamente, quindi di nuclei che possono essere pericolosi per la comunità. Però guardiamoci un attimo intorno, zona 7, zona 8, dove si sono formati, io ne faccio anche un discorso di rispetto delle regole, ok? Abbiamo vicino alla moschea, alla ipotetica moschea, perché è stata bloccata fortunatamente dalla legge regionale fatta dal governo Maroni, abbiamo e vicino... Anche, se posso dire anche dal pasticcio fatto, però, qui mi viene da dire, dal bando del comune di Milano, che insomma... C'è stato un pasticcio, però diciamo che... No, nel senso che la visto causa che la Corte Costituzionale ha bocciato soltanto... Nel vostro, merito, secondo voi, della Lega, ma anche merito del comune, consideriamo che ha fatto un po' che la Corte Costituzionale ha bocciato soltanto una piccola parte della legge regionale, tra l'altro verrà a brevissimo ripresentata, coerente con i dettami della Corte Costituzionale. Vediamo un attimino il rispetto delle regole delle comunità islamiche. Io non ho nulla contro gli islamici e contro qualunque persona di qualunque mm-hmm, religione che arriva da noi e rispetta non soltanto le leggi, ma anche, diciamo così, l'ambiente culturale in cui si vanno a inserire. Purtroppo c'è un problema, che la prima colpa del non rispetto delle regole non è dei cittadini islamici che arrivano a Milano, ma è di chi non è in grado di far rispettare queste regole. Abbiamo un governo centrale e in questi 5 anni conseguentemente un governo cittadino che non ha voluto far rispettare le regole. Dice che la giunta Pisapia non ha voluto far rispettare le regole. La giunta Pisapia è stata complice del governo centrale nel non voler far rispettare le regole, i costumi della nostra comunità, della nostra comunità italiana. Okay? Conseguentemente, voglio dire, quante persone vediamo col velo, col burka, eccetera? Col velo col burka. C'è una legge, mi pare, italiana che vieta di girare con il viso coperto. Qualcuno la fa rispettare? Non mi pare. Mi pare che ci sia una deregulation, chiamiamola così, complessiva, globale,
che permette a chiunque di fare qualunque cosa. Questo vale per le comunità islamiche, questo vale per gli immigrati, questo vale per i centri sociali, che sono liberi di fare quello che vogliono nella nostra città. Le dimostrazioni non sto io a ricordarle, primo maggio del 2015, per dirne una, ok? E viene data libertà a queste persone di fare quello che vogliono. Quello però possiamo anche loro dire, io ricordo il 2 maggio del 2015, quando mezza città è scesa in piazza invece a pulire la città, cioè sabato dopo. È necessario arrivare a far scendere in piazza la gente a pulire? No, forse è meglio prevenire ed evitare che questa gente... renda la città un immondezzaio, sì, distruggendo vetrine, bruciando fuori, macchine. Gente, forse è meglio prevenire. Gente che viene da fuori, gente che viene dalla Francia, gente che viene dall'Olanda, pronta a quello. Cioè, era forse una situazione più globale, era una situazione visto da che prevenire, era un Expo. Era una situazione da prevenire. Sono entrati in Italia personaggi provenienti, come lei giustamente ha ricordato, da tutta l'Europa, con l'unico scopo di devastare la città. Gli è stato permesso. Non sono stati bloccati, sono stati fermate 6 persone, ok? 6 persone, questa è una non volontà di... Noi vediamo la stessa cosa in altri paesi, vediamo la stessa cosa in Austria, in Svizzera, in altri paesi dove, in Germania stessa, dove invece le regole si fanno rispettare e se non le rispetti vai in galera. Purtroppo per noi non è così. Noi non siamo in grado di far rispettare le regole. Quindi la prima colpa è del governo, che non fa rispettare le regole. Il ministro Alfano non ha fatto nulla attraverso i prefetti, le prefetture, eccetera, per fermare, per prevenire questi fenomeni. La polizia, lo sappiamo benissimo, ha le mani legate. Non è nelle condizioni di poter... reagire in modo opportuno alle violenze. Sono problemi, però questi, come diceva lei, a livello nazionale, cioè il comune. Beh, ma può fare vale fino a un anche punto, per Milano, ma... No, dicevo nel senso che i consiglieri comunali, in questo caso voi futuri, avete sì potere fino però a un certo punto. Adesso mi è poi infatti difficile cercare di portare un po' più il discorso a livello. Il comitato sulla sicurezza comprende anche il sindaco di Milano, eh? Sì, no, quello sicuramente. Sì, a suo tempo comprendeva anche un certo Salvini che faceva il presidente della commissione di sicurezza. Io ho ancora sul mio tavolo una serie di problematiche di ordine pubblico di quando Salvini era consigliere comunale e quando andava anche in consiglio comunale, prima di occuparsi di altre robe perché forse gli interessavano di più. Era presente, problemucci anche dalla zona 7, da via Dezze in genere, arrivati a Salvini mai è successo nulla. Adesso sicurezza lei, sembra, scusi un secondo, mi pare il collega di prima che parlava delle magnificenze di Allen nell'ultimo anno e mezzo, dopo 20 anni di disastro assoluto, adesso guarda caso arrivano le elezioni, brum, si parte, sicurezza, case popolari, tutto a posto lì. Adesso arriveremo a toccare l'esercito e completiamo il copione. Insomma, un pochino più di serietà e di coerenza con le cose che si fanno e si dicono, credo che laddove si ambisce una carica pubblica potrebbero essere utili. Beh, lei ha parlato di esercito, perché Pisapia l'ha tolto dalle strade? Le ripeto quello che ho detto prima un po' velocemente, Zacchetti, nel senso pure... che era assolutamente inutile. Voi, il vostro governo, due governi, nel quale c'era anche la Lega e c'era anche Berlusconi, hanno fatto danni sanguinosi al comparto sicurezza tagliando miliardi di euro, lei questo lo sa, me ne accorgo anche dalla sua espressione che la vedo, la tocco nel vivo, e gli due governi, prima Letta e poi Renzi, stanno cercando di recuperare i vostri danni rimettendo soldi nel comparto sicurezza. Abbiamo adesso coperto la metà del disastro che avete fatto, stiamo cercando di sistemarli. Dopodiché cosa avete fatto? Avete distrutto la sicurezza nelle città e per mettere un bel maquillage sopra avete portato l'esercito nelle città, che non serviva a niente, perché il soldato, distratto da altri compiti, non può operare fermi. Quindi il soldato doveva chiamare la polizia ed era, il problema era carta 48, la stessa roba di prima, anzi con l'utilizzo sbagliato dei soldati che potevano fare cose molto più utili. Quindi per questo li abbiamo mandati a casa. Quindi la sicurezza in questi 5 anni è migliorata a Milano. Siamo passati da poche migliaia di Rom presenti sul territorio. Lei sta citando dati lei sta citando dati falsi, tant'è che se lei conoscesse veramente la zona 7 della quale dice di occuparsi, dovrebbe riconoscere che in zona 7 non c'è più, dopo 5 anni del nostro mandato, non c'è più un solo campo Rom abusivo. Non ce n'è più uno solo. Questi signori, da Decorato, Salvini, per anni hanno detto arriviamo noi, ruspa, allora andava di moda il carro armato, adesso la ruspa, arriviamo noi, sbattiamo giù le villette di Muggiano, non ce n'è più
Uno, in 5 anni di amministrazione Pisapia, ringraziamo l'assessore Granelli, ringraziamo il Consiglio di Zona 7 che ha fatto questo lavoro, non ringraziamo questi signori perché non l'hanno fatto. Ma in primo luogo direi che io non faccio distinzione fra i campi rom abusivi e regolari. Questo okay. Denota il suo limite, per noi, però. Non, per non noi un i sicurezza. Campi rom vanno chiusi tutti. I signori che occupano i campi possono scegliere o di fare i rom nella vera accezione, quindi permanere per un certo periodo e poi andarsene, oppure comportarsi come tutti gli altri, posso finire, come tutti gli altri cittadini e trovarsi una casa, mettersi in coda per le case popolari, farsi un lavoro. Io sono entrato nei campi rom, ok? Ci sono entrato e io ho visto i Q5 e i Q7 parcheggiati a fianco alle loro villette, che sono perfettamente arredate, sono bellissime. Sì, mi spiace, ma è assolutamente vero, ma le do ragione. E c'è un campo così da 20 anni dove hanno trovato ma due Kalashnikov. Ma allora perché quando governavate Milano e governavate la zona 7 non li avete tolti? Non avete saputo fare niente, ce lo spiega perché. Io voglio farla parlare, ma ci dica perché non avete tolto mezzo campo rom dalla zona 7 e noi 5 anni li abbiamo tolti. Prima di tutto, avevate altre incombenze? Tanzania? Altre cose? Non lo so, ci dica lei. Allora, parliamo dei 400 no, parli di questa PD, roba qui, per piacere. Infatti, io non voglio parli di questa roba qui, per parliamo piacere. Parliamo dei 400 indagati. Più a Milano. No, lei parla della Tanzania, no, io parlo dei 400 indagati. Io in Tanzania sono andato anche un bel paese. Non c'è problema. Basta, ecco. Io dicevo per quello. Però mi piacerebbe che lei, che parla, lei dice che secondo lei i campioni vanno tolti, ci dice perché non li avete tolti. Anche perché mi state facendo lasciare fuori una signora che deve entrare. A questo mi spiace. Arriviamo non mi scappa, risponda. Prima risponda, Giannotti. Innanzitutto andiamo a vedere i numeri dei rom presenti alla fine della gestione Moratti e i rom presenti oggi. Ok, il campo di Muggiano è stato sgomberato pochi mesi fa. Ma perché lei dice il campo che ce n'erano 6 o 7? Neanche lo sa. Ma scusi, il responsabile della zona 7. Sto parlando di Muggiano. Mi scusi, allora ascolta o segue il mio discorso, oppure fa un discorso politico generalista, sì, politico. Come fanno tutti i personaggi del PD. Un discorso tennistico invece, perché no, della Lega. Faccio ma un discorso puntuale. Faccio un discorso puntuale. Ci dica perché non ne avete tolto neanche uno. Neanche no, mezzo. No, li abbiamo tolti e come se li abbiamo chiusi nella gestione Moratti. Porca miseria, se li abbiamo chiusi nella gestione Moratti. Di Muggiano, mi ricordo però il campo rom dietro al cimitero maggiore è stato tolto forse appunto dal governo Moratti, se non ricordo male. Io a Milano. Sì, sto dicendo, ho fatto un esempio puntuale, i campi rom abusivi, perché che piace al signore, quelli regolari sono regolari, sono stati tolti da lo questa giunta nella con prossima amministrazione. No, sono sempre regolari, poi se le vuole togliere è una sua opinione politica, ma sono sempre regolari, perché fino a prova contraria non lo decide lei cosa è regolare e cosa no. Deciderà l'amministrazione cosa lasciare e cosa togliere. Vabbè, questo lo vedremo. Una legge nazionale c'è anche una legge nazionale, credo. Capisco senso. Che certe forze politiche con la legge nazionale come hanno un buon anche. Rapporto. Però, ok, quello è un altro discorso. Però il signore, a questo punto gliela buono, perché sono, alla fine sono un po' esuberante, ma sono buono, non ha una risposta sul fatto perché adesso ci dice che toglie i campi rom, non ne hanno tolto uno in 20 anni, quindi fidiamoci. Pensiamo quanto ci si può fidare del fatto che adesso sotto lezione ci dicono che c'erano un decimo dei rom presenti sul territorio milanese alla fine della gestione Moratti rispetto quindi, a quelli di quindi oggi. Vi andavano bene. Quindi vediamo un attimino sui numeri. Certo. Allora, cerchiamo adesso un attimo di addolcire la situazione, perché vorrei dare il benvenuto, appunto, come vi dicevo, dentro uno fuori l'altro, in questo caso dentro una. Eccola, prego, venga. Alessandra Giannotti. Buonasera. Movimento 5 Stelle, candidata al municipio 9 di Milano. Al comune, anche al comune, ok, perfetto, un altro redattore licenziato, 30 secondi per presentarsi. Specificate due volte. Due volte, quindi tre redattori licenziati, benissimo. Allora, buonasera a tutti, grazie per averci invitato e darci la possibilità di farci conoscere. Io sono Alessandra Giannotti del Movimento 5 Stelle, vivo all'Isola che fa parte della zona futura Municipio 9 e vivo a Milano dal 2002 circa, sono di Novara in realtà e prima ho fatto la pendolare, quindi ho anche presente un pochino le problematiche di chi da fuori della città deve venire nella città per lavoro e anche questo tipo di cittadini ha delle esigenze. E come Movimento 5 Stelle ci tengo a precisare, come penso sappiate tutti, che ci vogliamo differenziare assolutamente da tutti gli altri schieramenti. Chi c'è stato prima e si è succeduto nel tempo ha fatto tante promesse, infatti noi siamo la Milano che non se la beve, quindi via corruzione, via l'inquinamento, non so se avete sentito la nostra sigla, e invece noi puntiamo alla trasparenza, alla partecipazione,
a una città pulita dove l'aria non è inquinata, ecosostenibile, dove ci sia sviluppo però per le piccole e medie imprese, dove c'è onestà e poi tante altre belle Ma cose. adesso sentiamo, allora. Le chiedo Grazie. di sedersi a fianco di Zacchetti e di rubare anche il microfono a Zacchetti, perché insomma so che lei non può rimanere tanto, giusto? Mi hanno detto, oppure devo licenziare qualcun altro? Ma non lo so, se siete simpatici magari mi fermo di più. Ah, quindi è una minaccia quella che deve andare No, via vabbè, prima, ho con dei capito. limiti. Non ho capito. No, perché devo dire che avere un esponente del Movimento 5 Stelle qui, come per noi, è una cosa veramente, una cometa di Halley, è più facile vederla, perché lei è secondo, Sì, e tante immagino volte, il mio collega prima. sì, e tante volte è stato difficile riuscire ad avervi, quindi Sì. sono ben contento di avervi, e con voi io mi piace capire un po' veramente nel pratico poi cosa Sì. potete fare, perché insomma, qui signori, tra chi ha fatto, chi non ha fatto, chi ha promesso ma poi non è Noi siamo un po' riuscito, chi ha vergini promesso ancora. e ha fatto, chi invece ha fatto senza promesso, qui abbiamo un po' di tutto, qui abbiamo Promettere è gente che facile. da politica la mastica anche da un po' di anni, credo tutti quanti, si vede Sì, dai capelli. infatti rispetto a Zacchetti, lei è un loro po', no? Ormai ha un sicuramente. mandato alle spalle, basta? Ha Sì, solo un mandato alle spalle come consigliere di zona, però ha già fatto l'assessore, mi diceva, dove? Ah, sì, grazie. Gaggiano. A Gaggiano, ha fatto l'assessore, vabbè, anche un... Ecco, Non già su questo noi due mandati poi a casa, va bene. Ecco, Zacchetti, lei perché era già a troppi casa l'anno scorso. mandati No, ne ha non fatti due fanno insieme, peggio bene. ancora. Lei è proprio il peggio del peggio per il No, Movimento 5 due insieme Stelle. Ecco, proprio proprio Zacchetti, proprio lei, il Movimento 5 inaccettabile. Stelle, se No, mette la poi mano sul cuore non potrà loro mai... cambiano ogni 6 mesi perché ce la confermano. Quindi quando appena ce n'è uno bravo, subito lo mandano Ma via. Non infatti, capita spesso questa è questo. la mia domanda, ragazzi Zacchetti, questa è la Non domanda è che vero, volevo la fare. conferma è La domanda è molto questa, nel importante. senso... Già andati. Lei adesso la candidiamo, la candidano, Sì. va lì, la votano, mi diventa la più brava di tutte, mi diventa assessore, Speriamo. bravissima, benissimo, fa 10 anni, la voglio come sindaco, non posso. No, perché se io rimanessi per 10 anni probabilmente mi abituerei a uno stile di vita, diciamo, da palazzo. Ma non l'avete cambiato in 10 anni E però? E questa è la mia come? domanda. La mia domanda è, se in 10 anni che lei sta lì e diventate, non riuscite a Sì. cambiarlo e poi quindi... Ma allora in quel caso il Movimento 5 Stelle non avrebbe più ragione di esistere perché vorrebbe dire che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, i cittadini hanno acquisito coscienza, noi vogliamo, crediamo moltissimo nella democrazia, addirittura diretta, forse magari siamo troppo ottimisti, però sicuramente largamente partecipata. Quindi noi vogliamo che i cittadini innanzitutto non siano diciamo delle persone che votano, mettono la crocetta e poi si fanno rivedere dopo 5 anni dicendo fate voi. Molto spesso ci capita, anche quando ci sono i nostri portavoce gazebo, che ci passano, bravi, andate avanti così, mi raccomando, contiamo su di voi, mettetecela tutta. E noi diciamo no, noi contiamo su di Ecco, però voi. la domanda è una questa, appunto, però vedi, ecco, passano, bravi, mettetela tutta, cioè il cittadino in realtà ha proprio voglia di partecipare alla Allora, politica, devo oppure vorrà dire la dire, verità, brava, posso Zandanotti, dire la vai, verità, ci vuole un po' di bagniamoci e incoraggiamento a partite. questi cittadini, perché vogliono veramente cambiare qualcosa, devono sapere che devono prendere in mano la responsabilità anche del cambiamento, perché delegare non ha mai portato a nulla, come abbiamo visto in questi anni, se tu deleghi lasci la responsabilità agli altri, quindi noi vogliamo un Beh, insomma, il cittadino sistema democratico credo si basi informato. proprio sulla delega dei... E o noi noi che pensiamo votiamo, che diciamo, questa vai a fare il delega lavoro va per me. ridotta, che Ah, diciamo i ok. passaggi debbano essere molto minori, diciamo potenzialmente, idealmente, ripensiamo alla società greca con la democrazia diretta, magari Ho fatto l'istituto è tecnico io, anche un quindi pochino, sono... magari un pochino utopistico, però sicuramente. Altro è un po' fuori dal tempo, se che vivete in Italia contemporanea ci sarebbe anche la Ma non Costituzione so che dice che se. uno viene eletto senza vincolo di mandato, poi Beh, diventa la fuori, Costituzione voi la volete cambiare per Ci altre vorrebbero dei cose, ci sarà metodi anche un per cambiare. referendum Però e noi troveremo Zanotti, i metodi confidavo per in lei a rimanere cambiarlo. su Milano. Lei che mi arriva per il, mi schierano per il municipio. Finalmente siamo già arrivati alla Costituzione. Io voglio parlare di È tutto Milano. Io connesso, voglio no? parlare un po' di Parliamo Milano. di Milano. Cosa Anche un mi po' di fa? Atene, magari. Eh? Anche un po' di Atene, se Ecco, non prendiamo capita. l'esempio poi della Grecia che dall'Europa ci ha dato degli esempi Infatti proprio lei brutti su quella che è la politica europea è un verso i link paesi continuo però, cioè, è mediterranei. passato da subito anche, siamo già arrivati a Se parlare di voi euro mi e non date gli vorrei agganci, parlare di euro visto non ne la platea che abbiamo parliamo. qua, che insomma sarebbe una trasmissione a parte, magari perché non la potremmo fare, Sono i colleghi che danno gli sarebbe agganci. contento di averla. No, cosa mi fa Milano. l'M5S a Milano? Cosa mi fa? Allora, Cosa, l'abbiamo la mia detto. vita cambierà perché?
Cambierà perché innanzitutto vivrà in una città dove l'aria è più respirabile. Di solito, tengo subito a dirlo, si parla sempre di Milano dal punto di vista economico, che è giustamente molto importante, però se lei fosse diciamo chiusa in una stanza dove le tolgono tutta l'aria, quanto sarebbe disposto a pagare pur di avere una bombola di ossigeno o qualche cosa? Noi siamo ridotti, siamo la città più inquinata d'Italia, ho sentito dire, anzi d'Europa, i livelli sono quelli comunque. Ho sentito trovare, diciamo, come che abbiamo scusanti dei vicini di casa che non ci aiutano forse, cioè esatto, zone super industrializzate intorno a noi. Esatto. È tutto da rivedere, infatti tutto. Anche lo sviluppo va fatto in una direzione completamente diversa. Vabbè, ma rimaniamo sul torniamo all'aria. Allora, dicevamo, io ho sentito anche alcune interviste in questo periodo dove, diciamo, c'erano candidati più illustri di me che hanno partecipato a varie trasmissioni e ad esempio ne ho una per ognuno di loro, comunque nel caso degli amici del Partito Democratico. Io pensavo che venisse ad addolcire la situazione, pensate. Giusto, faccio il mio dovere. Fa più che bene. Allora, poi glielo dico col sorriso, quindi. Così vi frega così. Allora, hanno detto, siamo nella pianura padana, quindi la situazione diciamo è particolarmente difficile, perché anche se noi abbassiamo i livelli, però la conformazione stessa geografica ci mette in difficoltà. Noi dobbiamo partire dai dati di fatto, quindi nella pianura padana ci siamo. Non è che possiamo cambiare il territorio. Il famoso studio del se tiriamo giù il turchino. Sì, era, se no? Continuiamo a alzare la temperatura. No, la Lega non segui via un pezzo, rimarremo ancora a lungo. A parte che se continuiamo ad alzare il turchino così parlando. Se continuiamo ad alzare le temperature anche a livello mondiale, mi dispiace fare sempre riferimenti al mondo, però siamo tutti collegati. Ripeto, si sciolgono i ghiacci e magari fra qualche anno ritornano anche i mari nella pianura padana. Attualmente rimaniamo al il mare a Milano, lo stanno facendo un progetto qua a Milano a poche centinaia hanno di metri da noi, hanno provato a mettere delle vie d'acqua ma anche lì non sono andati tanto bene. Allora, rimanendo su Milano, quindi noi ci sono due elementi che fondamentalmente causano l'inquinamento, sappiamo dipende dal traffico, diciamo, e quindi anche collegati al discorso mobilità. E poi la problematica delle caldaie, sì, che forse anzi quella più, che è quella principale sul 65%, mi hanno detto. Quindi su quello noi dobbiamo continuare a incentivare, ci sono stati sì già degli incentivi, però non sono stati sufficienti, sono ancora molto costosi, si è puntato sul privato, noi dobbiamo puntare sul pubblico per fare tutta una rimodernizzazione in questo senso. E invece dal punto di vista della mobilità prevediamo una città in cui si possa circolare puntando su mezzi con le nuove energie rinnovabili, okay. Quindi emissioni zero. Noi abbiamo il motorino e la moto 5 stelle che non fanno neanche rumore. Cioè, avete un brevetto vostro? No, l'ho chiamato così perché mi piacerebbe, però è un suggerimento, sì, cioè, che vorrei cogliere. Non ho capito cosa succede a Milano, cioè se vince, ma infatti volevo stelle, chiedere appunto questa cosa, cioè vengono lanciati poco dei motorini, no. Semplicemente noi puntiamo l'area sulle C, energie cosa facciamo rinnovabili. Se il Movimento 5 Stelle vince, l'area C la allarghiamo, la restringiamo, la togliamo, cosa ne facciamo? È da rivedere completamente il discorso della mobilità, va completamente allargato in un discorso di abbiamo previsto dai punti delle metropolitane, sostanzialmente c'è un'area più allargata in cui possono entrare solo veicoli, ovviamente nel medio e lungo termine non è che possiamo veicoli di energie alternative, solo i residenti, poi man mano ovviamente ci sono nel tempo vengono fatte queste cose, possono accedere, però ovviamente devono essere potenziati tutti i mezzi pubblici, soprattutto nelle periferie di cui tutti parlano, in cui però poi alla fine ci si disinteressa, quindi pensando anche a tutti i cittadini che vengono dall'area limitrofe, okay, per lavoro, quindi devono essere creati i collegamenti e una card, una sorta di mobility card che includa sia il pagamento del parcheggio. Mobility card o card, non ho capito, scusi. Card. Ah, ok, una carta, ok, scusi. Un abbonamento, okay, un abbonamento inclusive, chiamiamolo così, per cui uno arriva in città a parcheggio, motorino. In questo momento tutti, vedo che le proposte vanno convergendo. Poi sull'ambiente torna a devo dire che effettivamente le proposte sono molto simili. Torna sempre, a ripetere, poi bisogna vedere quali altre. La Oyster Card d'Italia, chiedo, esiste a Londra da anni. Cioè, la Oyster Card, okay, che è quella che propone il sindaco Beppe Sala, esiste, cioè basta citare le fonti, si può copiare, non è un problema. Esiste a Londra, però voi qua non l'avete fatta.
Finora non abbiamo avuto la possibilità. Avevate un consigliere, non sembrava, ma c'era. Ha fatto tantissimi, infatti, per il bilancio trasparente. Non vorrei mai fare il difensore del Movimento 5 Stelle, ma credo che Calise, povero uomo, mi viene da dire, da solo si sia battuto molto valorosamente. Un ragazzo di 20 anni che veramente ha battagliato su ogni punto. Saggio dal punto di vista del Movimento 5 Stelle mandare un ragazzo di 20 anni così dentro a quell'arena. Io in base a come sono andate le cose direi che se l'è cavata benissimo, anche perché volevo... Se lo scopo è non fare mai nulla, sì, nel senso che se tu continui a mandare uno che poi dopo lo togli dopo 6 mesi e poi le mandi ancora più. Ma non le sembra che abbiamo tolto Mattia Calise dopo 6 mesi? Mi pare che ha completato il mandato ed è stato l'unico che ha completato il 100% di presenza in consiglio. A parte che non è vero, perché ce ne sono anche nostri, comunque vabbè, ma non è un problema. Comunque lui l'ha completato. Mattia molto simpatico. Era l'unico del Movimento 5 Stelle, essendo l'unico. No, voglio dire, prima o poi questo partito, movimento, adesso non vorrei offendere nessuno, però non ci meno male. Cioè, qualcosa dovrà anche decidere, nel senso dovranno anche fare delle cose. Però, diciamo che hanno una visione un po' troppo, forse a lungo termine per il momento, però qualcosa. Ma perché già abbiamo proposto il bilancio partecipato che poi alla fine è stato accolto. Abbiamo proposto il referendum senza quorum che con notevoli difficoltà è passato, poi si cerca insomma di renderlo alla fine. Le poche volte che ci accettano le cose cercano di renderle inefficienti. Però sempre complotto che date anche voi. No, non è un complotto, logicamente, se no non saremo opposizione, perché è la differenza con gli altri è che noi siamo un'opposizione vera, non ci alterniamo per spartirci. Sono opposizione per questa cosa. Opposizione rispetto alle rappresentanze che ci sono già. Ha scelto questa posizione qua dentro, quindi. No, ma poi di ognuno, come parlavamo un attimo prima, ci siamo incontrati con... mi scusi se non ricordo il nome, il rappresentante della Lega, che diceva: noi abbiamo molte cose in comune. Bevilacqua. Non anch'io li ricordo, li scrivo. Ho detto, siccome non abbiamo pregiudizi ideologici, abbiamo alcune cose in comune con alcuni, cioè i problemi poi sono quelli, quindi alcune visioni collimano con qualcun altro. Devo dire che effettivamente su questo riconosco il Movimento 5 Stelle di non avere una pregiudiziale verso l'una o l'altra parte. Cioè, quando poi ci sono delle strade comuni provate più o meno a tra l'altro nessuno è nato 5 Stelle, nel senso, io sono nata nel 1971, sicuramente era un'altra epoca e ho aderito. Adesso non cito per evitare, comunque. No, che le mail poi partono in un attimo, si attenta. No, che ma poi... guardi, nessuno, appunto, ripeto, tranne i ragazzi che arrivano adesso che hanno 18 anni, quindi dicono: ma io ho sempre sentito solo parlare del Movimento 5 Stelle. I nativi 5 Stelle abbiamo, quindi, sì, dopo i nativi digitali. Prima io non ho mai partecipato, diciamo, attivamente in altri partiti, però ho vissuto, diciamo... Rimaniamo sul tema appunto dell'ambiente, dove comunque secondo me ha dato dei spunti molto molto interessanti, nel senso che sicuramente infattibile nell'arco di mezzo mandato, ma sicuramente magari... Forse anche di due mandati. No, non so, magari, però magari avrete bisogno di 4-5 mandati. Scalo Farini, un grande Central Park. Vedete, l'hanno già trovato questo qui, è imperfettibile. Ma se ci ricordiamo la prima area pedonale del mondo, quella di Curitiba, insomma, non ci misero, anzi, si rubarono le fioriere, famosa la storia del. Quindi, cioè, ci vuole tempo per far arrivare i cittadini a magari capire che in queste proposte c'è magari una soluzione interessante. Non lo so. Poi, appunto, le urne e i cittadini staranno a vederlo. Ma rimanendo appunto sul tema dell'ambiente, chiedo a Fratelli d'Italia. Area C, la teniamo, non la teniamo, la allarghiamo, la restringiamo? Cosa facciamo? Governata, prima di tutto, e sicuramente attenzionata nelle proprie posizioni. Però l'area C non è una soluzione, l'area C non è sicuramente uno strumento che ci permette di governare economicamente e correttamente la città. Una cosa importante è la viabilità. La viabilità a Milano è considerata una viabilità con una lentezza più bassa d'Europa. Di conseguenza la circolazione delle macchine sicuramente faticosa, lunga, e di conseguenza questo non aiuta, come diceva anche la collega 5 Stelle, a poter migliorare l'ambiente. E questo sicuramente è una cosa importante. Senza avere più macchine che costantemente girano, mancanza di posteggi, la doppia fila che è una costante a Milano. Ma Parisi ha detto no, l'area C la togliamo, rimettiamo l'ecopass come una volta, perché chi più inquina più paga. E anzi, aggiunto, togliamo anche la zona pedonale del Castello Sforzesco, appena fatta e appena rinnovata dalla Giunta di Pisapia. Lei conosce i dati di attraversamento che vanno dalla
su tutta l'area Foro Bonaparte. Lei ha mai provato a metterci più di 45 minuti per andare da... Ma io non vado in centro in macchina se per quello, quindi, per lei fortuna, ha questa fortuna. Mi hanno fatto la metropolitana fin dopo tanti anni. Benissimo. Sotto casa, per fortuna, ho questa fortuna, ho questo privilegio. Invece, ecco, lei ha questo privilegio, chi non ce l'ha ed è obbligato a attraversare la città, ok, e senza passare nell'area del castello si renderà conto che cosa vuol dire attraversarlo nelle ore classiche di lavoro. 45 minuti per fare poco più di 1,5 km. Ho capito. Chiedo alla Lega perché insomma la Lega è una forza che io spesso accomuno al Movimento 5 Stelle, non voglio infatti su come un po' nasce, no? C'è un movimento comunque che nasce dalla gente, che nasce dalla... e anzi che, se posso riconoscere un merito ancora oggi alla Lega, è che ha una grande base, una grande permanenza sul territorio, cioè la base della Lega si fa sentire anche tanto. Ed è ovviamente un movimento legato al territorio, lo dice, però con l'ambiente, insomma, forse appannati da altre visioni o da altri slogan che portano più voti, mi viene da dire, sull'ambiente, insomma, non vi sento mai tanto dire la vostra. Ma l'ambiente sicuramente è un problema complesso. L'ambiente va distinto, le cause di inquinamento vanno distinte, sicuramente il problema caldaie va affrontato e va affrontato cercando di incentivare ovviamente forme di riscaldamento a basso inquinamento. Per quanto riguarda invece l'inquinamento da traffico, sia inquinamento vero e proprio sia inquinamento da traffico proprio di circolazione, è chiaro che noi ovviamente dovremmo trovare una sintesi insieme ai nostri alleati, Fratelli d'Italia, Forza Italia, eccetera, una sintesi su quale sarà la scelta migliore che il nostro sindaco dovrà scegliere. Personalmente, dal punto di vista della Lega, noi pensiamo, io personalmente penso, ma è largamente condivisa dalla base della Lega e non solo dalla base, che Milano deve essere ridata ai milanesi. E quindi, visto che la soluzione dell'area C comunque non si è rivelata una grande scelta, no. Diciamo che l'ipotesi di liberalizzare il traffico a Milano per i milanesi, per i cittadini milanesi che devono poter vivere la propria città, e invece diciamo così vogliamo dire penalizzare, vogliamo dire tassare, vogliamo dire limitare, meglio, limitare la circolazione di coloro che arrivano tutti i giorni, centinaia di migliaia di vetture che entrano a Milano tutti i giorni. Ho capito, è un dato che è incontrovertibile, oggettivo. Però non va un po' contro invece l'ottica di città metropolitana? Cioè noi siamo di qua a parlare di un'ottica di grande Milano, ma poi invece se sei nato, cioè se stai vivendo al di là del ponte... La congestion charge Londra, lei la conosce? Sì? La congestion charge Londra penalizza pesantemente chi arriva da fuori Londra. Da fuori zona? Da fuori, sì. È quello, zona, nel senso. E man mano che si entra nelle famose anelli delle zone di Londra, dalla 1 fino alla 8, si è penalizzati. E vengono penalizzati quelli che entrano. Molto più di quelli che sono residenti. Londra, se faccio un esempio, costano anche i biglietti dell'autobus 10 volte quello che costa, certo, qua, e invece esatto. Diciamo che qui costa una troppo. Però. Costa quindi, 4 sterline, sì, però. Una corsa metropolitana costa 4 sterline, sappiamo benissimo che i costi di quella metropoli non sono paragonabili a quelli della nostra. Però concettualmente il fatto di ridare Milano ai milanesi e permettere ai milanesi di girare per la loro città senza essere penalizzati, questa è un'idea che come Lega, ripeto, come Lega, perché poi la sintesi dovremmo trovarla con gli altri alleati, col sindaco Parisi, ecco, questa è una cosa che sicuramente trova una larga condivisione nella base leghista. Ho capito. Va bene, allora io adesso devo fermarmi per un piccolo blocco pubblicitario e vi devo salutare perché non avrei mai pensato di dire questa cosa, ma abbiamo 8 ospiti in attesa di entrare, quindi c'è... Sono molto felice che insomma il nostro appello ha portato a ottimi risultati. Io vi ringrazio veramente di essere venuti. Vi chiedo velocemente, lo chiedo velocemente, che se poi sono voi, so che vi prendete tutto il tempo invece di questo mondo, un ultimo appello ai cittadini di Milano. Partiamo da Fratelli d'Italia. Allora, come diceva il mio collega della Lega, noi vogliamo ridare dignità all'Italia, vogliamo dare dignità ai milanesi e continuare a far capire che Milano è dei milanesi, che continua a essere una città importante, che conduce anche l'economia italiana. Di conseguenza continuiamo a dare quella credibilità al mondo della città di Milano. Perfetto, Lega Nord. Ridare Milano ai milanesi lo condivido appieno, permettiamo ai milanesi
che non sono soltanto coloro che sono nati a Milano e cresciuti a Milano, ma anche chi si è integrato in modo regolare, rispettandone le regole, permettiamo di poter girare proprio per la nostra città in modo pulito, con dei mezzi pubblici efficienti, dove tutti pagano il biglietto dell'autobus e del metro senza scavallare i tornelli, senza pestare i controllori dell'ATM, cosa che avviene praticamente tutti i giorni da 5 anni a questa parte. Permettiamo di evitiamo che nelle nostre città le donne possano girare senza rischio di essere stuprate ad ogni angolo di strada, perché a tutti è concesso fare tutto e non vengono puniti, queste persone non vengono punite, perché dopo 3 giorni vengono prese. Sta dipingendo purtroppo Caracas, così. O Medellin. Ma io ho iniziato dicendo che Milano sta diventando una città sudamericana, esattamente quello che sta dicendo lei, perché mi dica un attimino se i reati vengono realmente perseguiti. Non esiste la certezza della pena in Italia, a Milano e in qualunque città. Ripeto, io rimando sempre le responsabilità, io rimando sempre, lo vado a dire agli americani, che hanno segnalato Milano come una delle città più a rischio per il turismo, che hanno detto che me ne frega di quello che dicono gli americani, lega i dati che hanno italiani, detto che Milano è la città dell'anno, la città del decennio. Esatto. Quindi, insomma, quindi avete fatto. Va bene, grazie, passiamo la parola a Zacca del PD. Ma, anche lei, le chiedo velocemente. No, so che è molto velocemente, ma grazie. basterebbe dire che laddove si fa confusione. Velocemente non provochi, perché sennò poi no, ma laddove si fa confusione tra chi persegue i reati e chi governa, cioè l'amministrazione della città, forse è meglio non dare più la città in mano a queste persone. Quindi c'è un problema di sicurezza? Sì, allora facciamo anche in modo che non ci siano più politici corrotti in giro. Ridate fiducia a una giunta che ha fatto 5 anni senza, non dico un indagato, nemmeno un amministratore citato in una mezza intercettazione. Ma questa roba qui è oro, ma ne vogliamo parlare sì o no? Ma quanto ci è costata la corruzione in passato? Quanto ci costa in termini di inefficienza? Quanto ci è costata anche in altre strutture ancora esistenti e ancora governate da altre forze? Ma stiamo scherzando su questa roba? Poi vabbè, le cose che hanno detto, le loro proposte sinceramente si commentano abbastanza da sole. Come si fa a pensare di tassare chi viene da fuori Milano, quando a Milano ci sono 1.200.000 abitanti che raddoppiano, anzi più che raddoppiano nell'arco della giornata, perché i city user sono molto di più, ma sono anche le persone che hanno fatto di Milano una delle città più importanti del mondo, non si può lasciarli fuori. E chi parla così male di Milano non merita di governarla, perché Milano sta tornando a essere quello che era una volta, una grande città mondiale. Mi spiace che non vogliano essere europei, sappia che noi lo siamo di fatto europei, per DNA, per vocazioni, per l'Europa capacità. Della Merkel io non sarei tanto orgoglioso, diciamo, di essere. Un'altra roba è possibile, però dire, lei rimane qua ancora con noi in studio un attimo. Allora io ringrazio i nostri ospiti, siete qua, davvero felice di aver chiacchierato con voi, e spero che i cittadini milanesi abbiano avuto un'idea più precisa di che cosa finirà al Consiglio Comunale e chi potrà governare questa città. Io vi do appuntamento fra meno di 3 minuti, un brevissimo break, perché sono in arrivo nuovi ospiti. Lei rimane in studio ancora con noi, va bene, un break.